Ciao a tutti, io sono Kiro di melamorsicata.it. Vi siete mai chiesti come fa Apple a mostrare ciò che accade sull'iPhone o sull'iPad durante le presentazioni? Praticamente si vede questo sfondo luminoso del proiettore e tutto quello che succede sul dispositivo impugnato dal presentatore di turno avviene sullo schermo. Potete fare la stessa cosa, magari utilizzandolo per le vostre presentazioni, oppure per mostrare cose agli amici, oppure per vedere semplicemente un film dall'iPhone al computer senza avere un Apple TV. Sì, si può fare, perché basta utilizzare l'applicazione Reflection. Adesso vi mostro come funziona. Ecco, il primo passaggio da svolgere è andare su reflectionapp.com e scaricare l'applicazione. Potete scaricare l'applicazione completa pagando il prezzo di download oppure la versione trial che vi permette di utilizzare l'applicazione per 10 minuti gratuitamente in modo che voi potete effettuare il vostro test e verificare se vi piace oppure no. Una volta scaricata, è qui l'icona, basta premere e si attiva. Vedrete che non accade niente, questo perché c'è da fare una piccola operazione all'interno dell'iPhone. Nell'iPhone o nell'iPad non c'è bisogno di scaricare nessun'altra applicazione perché utilizza la funzione AirPlay, che è una funzione che Apple ha introdotto da iOS 4 a salire. Quindi se avete l'ultima versione di iOS avete anche questa funzione da utilizzare. Nelle impostazioni dell'applicazione però potete visualizzare questo elenco in modo da decidere quale dispositivo mostrare a video, se è un iPod, un iPad o altro dispositivo con la relativa grandezza dello schermo visualizzato. Dopodiché dovete prendere il vostro iPhone e fare questa semplice operazione: premere due volte il tasto Home, vedete si apre il menu del multitasking. Andate a sinistra e vedete qui c'è la pulsantiera della musica. Andate di nuovo a sinistra. E c'è questa barra del volume e questo pulsante di AirPlay. Una volta aperto l'applicazione, questo pulsante diventa attivo, quindi basta premere qui, scegliere dove visualizzare, quindi in questo caso il mio iMac, e vedete si apre questa opzione che si chiama duplicazione. Voi dovete attivarla e premere fine e automaticamente apparirà sullo schermo quello che accade nel mio telefono. Quindi io posso sfogliare le applicazioni. Stessa cosa naturalmente io posso farla anche con l'iPad. E posso utilizzare qualsiasi applicazione, posso anche giocare. Per esempio in questo caso proviamo Infinity Blade 2. Io premo, vedete si gira automaticamente lo schermo. Ciò che accade nel mio iPhone accade anche sul computer. Questo può essere molto utile, per esempio, durante le riunioni per mostrare come funziona un'applicazione, in che modo è possibile migliorare il proprio lavoro attraverso un'applicazione. Adesso sta caricando il gioco, la grafica naturalmente ha bisogno di utilizzare anche la potenza del computer. Molto utile anche per vedere film. Adesso tra poco ve lo mostro. Qui voglio soltanto farvi vedere in che modo l'interazione. Io posso utilizzare praticamente il mio telefono come un controller e giocare sullo schermo. Il tutto utilizza la connessione Wi-Fi. Vedete, questo è un gioco molto complesso, infatti a volte non è molto fluido. Questo perché dipende dalla qualità del wifi. Ma proviamo ad effettuare un'altra prova. Proviamo a vedere un video. Quindi apriamo la sezione video. Qui ho due video musicali che ho scaricato dall'App Store. Eccolo. Vedete, qui nel telefono non viene visualizzato perché è qui sullo schermo. Praticamente il mio telefono sta trasmettendo il video al mio computer. Stessa cosa posso fare per video di film o cose del genere. Altra prova che possiamo fare, per esempio, è con la musica. Questo, per esempio, è Spotify. La musica, come vedete,
non viene dal mio telefono, ma dal computer. Quindi utile anche per trasmettere la musica al computer. Stessa cosa posso fare per le foto. Per esempio, foto che ho scattato a Riva del Garda. Ecco, automaticamente il programma mi fa sparire l'iPhone e me lo fa apparire a schermo intero. Questa cosa posso anche ripeterla per esempio con delle slide o con dei documenti. Una volta che ho finito la mia presentazione, basta andare di nuovo qui a sinistra due volte, premere sul pulsante AirPlay, disattivare la duplicazione e la mia trasmissione. Con il software è terminata. Questo è tutto, se volete Reflection lo trovate nel negozio online, il prezzo per l'applicazione completa è di 14,99 dollari. A presto su melamorsicata.it. Ciao!